Buona giornata, ti auguro una giornata felice, felice e calda con i tuoi cari. Punto. Oggi è sabato 10 aprile 2021. Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi. Oroscopo Gemelli. Punto. Rampanti e vincenti su tutti. Gli amici vi ammirano, o meglio, ammirano la vostra grinta, sempre disinvolta, talvolta anche sfrontata. A potenziarla Marte, esperto in eccessi di ogni genere, non si smentirà nemmeno oggi, spingendovi ad esagerare in tutto, nel lavoro, nella vivacità, nel cibo. Attenti a come vi comportate, però, dall'ammirazione e adulazione all'antipatia il passo può essere molto breve, dipenderà dal vostro comportamento e da come saprete conoscere i limiti e non superarli. A un'iniziativa di volontariato aderite con entusiasmo. Vi piace fare qualcosa per gli altri senza aspettarvi un ritorno. Agire vi rivitalizza, è tutta salute e serenità anche per voi. Punto. Astro tarocco del giorno per Gemelli. La luna e la famiglia e la casa, il focolare e la fecondità. Un amore molto idealista, folle, un rapporto rocambolesco, un partner sognatore, di fantasia e il consolidamento dell'immagine di moglie, madre, fidanzata, figlia. I single possono sperare in un amore improvviso e romanzesco, un'avventura mozzafiato. Punto. Giove oggi vi offrirà qualche opportunità in più del solito per affrontare e risolvere qualche problema. Dispensate sicurezza agli altri e mettete da parte il pessimismo. Ottime possibilità di realizzare oggi le premesse di riuscita di un vostro piccolo sogno. Sforzatevi di aggiungere alle vostre consuete forze energie fresche che vi aiutino nel realizzare queste premesse. Punto. Gli influssi di Marte oggi faranno capolino a partire dalla seconda metà della giornata, mettendovi una certa agitazione, una discreta ansia e lasciando anche che litigate con qualcuno che non vi sta particolarmente simpatico, che ne dite di lasciar passare la serata senza rincorrere chi non vi piace. Se state chiedendo un prestito o un finanziamento, fate bene il calcolo di quanto vi costerà e quali condizioni dovrete rispettare. Anche se il momento è propizio per richiedere denaro in prestito, non è detto che le prime proposte soddisfino le vostre esigenze. Punto. Spese impreviste e inutili, occhio al borsellino. Moderate le spese e fate solo acquisti oculati. Siete troppo spendaccioni. Chi può organizzi la giornata in modo da superare ogni imprevisto che alcune persone potrebbero provocarvi a causa della loro gelosia o semplicemente a causa della loro imperizia o incompetenza. Punto. Cogliete l'attimo, ogni occasione che vi si presenta, oggi, sfruttatela in pieno. Mettete la buona volontà in tutto quello che fate. A fronte di qualche buona notizia, oggi una vi irriterà e vi metterà di malumore, questo nella tarda serata. Non lasciatevi prendere da sentimenti di rabbia o di rivincita. Punto. Guardatevi dai falsi amici particolarmente oggi. Avrete la proposta di un viaggio o di uno spostamento insieme ad amici o parenti. Pensateci bene prima di accettare. Punto. Ci sono degli eventi passati che potrebbero avere conseguenze sul presente, e questo potrebbe causarvi alcune noie. Fare il punto della vostra situazione finanziaria potrebbe non essere la cosa migliore in questa giornata, poiché sono ancora molte le operazioni da fare e potreste avere un quadro non proficuo e falsato. Punto. Lo stress forse vi ha assorbito talmente tanto che non siete più in grado di ragionare serenamente su quello che riguarda l'amore e il calore delle persone. In amore non pretendete troppo dal partner. Punto. Giove in acquario vi aiuta a mettere a fuoco alcune dinamiche di relazione in famiglia. Con la vostra calma non disgiunta dalla risolutezza, vi date da fare e trovate le chiavi giuste per aprire le porte di un'intelligente comprensione nei vostri conviventi, arroccati su alcune posizioni un po' rigide. È sempre questo bel Giove a donarvi, inoltre, una felice ampiezza di vedute in ogni campo, unita a un'intuizione capace di guardare lontano. Punto. Durante la giornata di oggi siete insoddisfatti e forse non si tratta di un momento passeggero. Rimandate le questioni amorose perché oggi rischiereste di dire qualche parolina di troppo nei confronti del partner. Per quanto riguarda il lavoro, non sarà facile starvi dietro, sarete deconcentrati o forse troppo carichi di mansioni. Punto. Il segno dei Gemelli è insoddisfatto e dovrebbe rimandare a domani ogni tipo di discorso d'amore. Sul lavoro non è sicuramente facile starvi dietro anche perché oggi sembra mancare tutta la concentrazione e le mansioni da portare a termine sono davvero tante. Punto.
Portate pazienza ancora per qualche giorno. Se incontrerete le resistenze di alcune persone, non vi potrete sempre lamentare. Dovete capire che fa parte del pacchetto e che anche voi lo avete fatto, punto. Forse metterete un tassello in più nel vostro progetto, se proverete a prendere la giusta distanza dall'idea di perfezione che vi siete fatti e vi metterete più a disposizione del prossimo, punto. Sarà anche sabato, di regola giornata felice, doppiamente questa settimana, già di per sé abbreviata, invece con Marte nel segno, bersagliato dalla doppia quadratura della Luna e di Nettuno, felici non lo sembrate affatto, magari non sarà proprio un sabato nero, ma rosso sì, punto. Amore ed Eros, tesissimi e litigiosi, magari le ragioni dipendono da una situazione professionale piuttosto fluida, oppure dai rapporti complicati con la famiglia d'origine o con quella acquisita, nervosissimi e allora con chi ve la prendete se non con la vostra dolce e inerme metà, punto. Potete fare molto per le persone che vi sono accanto, ma non abbastanza da poter cambiare le cose quando talune decisioni paiono assodate. A volte occorre soffrire per trovare la felicità. Tenetelo bene a mente, punto. Vi contraddistingue oggi una bella esuberanza fisica da immettere tutta nel rapporto a due, sia esso stabile oppure solo occasionale. Malgrado questa scoppiettante carica passionale, non trascurate la parte emotiva dell'amore. Questo nonostante i vostri detrattori che vi vogliono gemelli, segno poco portato a tenere alla dimensione lirica del rapporto a due. Venere e Giove uniti a Marte congiunti in gemelli vi regalano un desiderio di unione sentimentale profonda, punto. Lavoro e denaro, capo imprevedibile, insondabile, incontentabile, anche perché cambia idea ogni 5 minuti e voi per stargli dietro e dargli retta tocca correre come levrieri. Se si levasse di mezzo e poteste prendere il suo posto, fareste filare tutti a bacchetta, primo perché soprattutto ora avete nervo, secondo perché la vostra mente acuta non si lascia deviare, peggio, atterrare, da ogni piccolo problema. Voi siete capaci di cavalcarlo, lui, invece, no, ci si perde e ci si affoga, tirandosi dietro tutto lo staff, punto. Avrete da ridire sull'atteggiamento di un collaboratore. Se vi sembra troppo chiacchierone e poco produttivo, cercate di non fare commenti troppo pesanti, punto. Date prova della vostra capacità di prendere in mano le situazioni difficili. Una imprevista mole di lavoro arrivata oggi sulla vostra scrivania, anziché farvi andare nel panico, vi stimola a portare a termine ogni impegno nel più breve tempo possibile e di riuscirci con relativa facilità, ancora una volta mostrando ai vostri colleghi e capi quanto siete bravi, punto. Benessere, emicrania e stati infiammatori a gogo di probabile natura allergica, tipico in primavera, starnuti, occhi arrossati. Pensare che andrete avanti così fino a maggio inoltrato vi prende una crisi di sconforto. Il prossimo anno provate a prevenire con l'omeopatia, il ribes rosso diverrà il vostro aiutante magico, punto. Potresti voler passare del tempo da solo in questi giorni. L'esercizio fisico è un ottimo modo per prendersi un po' di tempo per te stesso, sentendo comunque che sei parte del mondo, punto. Per lei, a familiari, parenti, amici, ma anche sconosciuti di certo non le mandate a dire, quando qualcosa non vi va a genio lo esplicitate con critiche taglienti e battute più brucianti dell'ortica, finché non troverete qualcuno che reagisce facendovela pagare. Per lui, sportivi al punto che senza palestra vi sentite orfani, l'opera buona del momento è convincere l'amico sovrappeso a seguirvi al parco. Sarete il suo personal trainer e intanto sfogherete la sua esuberanza, ma non stategli troppo vicino, l'attività fisica al momento si può praticare esclusivamente da soli, punto. Colore delle emozioni, lampone, punto. Barometro dell'umore, sereno, punto. Pagellina del giorno, sentimenti, 10, attività, 10, finanze, 7, benessere, 10, punto. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.